Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oggi siamo alla tour del Monte di Ranel, proprio sul Monte di Ranel, e vediamo di affrontare l'isola della prova di eroismo e il sacrario di Shia Gogu. Ok, vediamo innanzitutto come arrivarci. Partiamo dalla torre, perché il percorso è difficile, quindi lo vediamo. Il sacrario è quell'enorme scala a chiocciola che dobbiamo cercare da qualche parte. Quella mi sembra un'enorme scala a chiocciola. Abbiamo il paravela. Vedi ragazzi, è proprio enorme. Noi ci mettiamo anche un segno, sempre sul laghetto. Così lo vedete, è esattamente questo. Andiamo verso il segno. Stavolta ce la dovremmo fare abbastanza bene, agevolmente, con vigore. Se non ce la fate, o vi portate una pozione leva fatica, oppure potete fare una piccola sosta su quell'isoletta. L'unica cosa che dovete stare attenti è che ci sono dei golem. Ce ne sono anche diversi che vi frecciano. Però, cioè, voglio dire, tipo, se scendete così, recuperate tutto il vigore e poi buttate. I golem non se ne accorgono proprio. Dobbiamo arrivare dove sta quel laghetto. Naturalmente, ragazzi, ci sono anche il sacrario celeste, no, l'isola della prova di coraggio e l'isola della prova di audacia. Completando tutte e tre le isole otterrete, dopo lo vediamo, il set aerodinamico, che è anche probabilmente è un prerequisito, perché questa è la prova più difficile. Vi consiglio di fare in ordine prima l'isola della prova di coraggio, poi l'isola della prova di audacia e poi l'isola, questa qui, della prova di eroismo. Perché adesso, prima di iniziare la nostra prova di eroismo, indosseremo uno, perché adesso non fa più freddo, la veste aerodinamica e i pantaloni aerodinamici. Ok. Come anche nelle due prove, bisogna parlare prima con il golem, che ci dice: salve sfidante della prova del salto celeste, lieto di vederti qui a un'ora così tarda. Dimostrami quanto vali. Vuoi iniziare la prova del salto celeste? Noi diciamo volentieri, e ci fa fare prima un salto di prova. Senza limiti di tempo, l'unica cosa che dobbiamo fare è passare attraverso tutti gli anelli. Allora ragazzi, secondo me il modo migliore per superare questa prova stavolta è quello lì di ricordarsi dove bisogna girare, perché si può andare anche a sbattere stavolta. La scala a chiocciola non è più come prima. Vediamo. Il panorama qua è sempre fantastico. Andiamo, Link. L'isola della prova di eroismo. Urgenti ranella. Circa. Ah, poi c'è da pure un altro sacrario. Ok. Quindi è su. Ricordiamocelo, poi sinistra, giù, destra, su. Dobbiamo seguire la luce, ragazzi. Se riuscite a capire velocemente dove va la luce e vi spostate, ci riuscite. La parte più difficile sono il secondo e il terzo cerchio, se non mi sbaglio, e ci dà anche il sacrario segreto. Ok, e questo era il salto di prova. Non c'è nessuna ricompensa e non costa niente. Ah, i prerequisiti, mi sono dimenticato di dirlo. Anche qui ci vuole una sfera. Grazie per aver completato il test, lieto di vedere che te la sei cavata bene. Ora iniziamo pure la prova del salto celeste. Sei pronto? In tal caso ti chiedo di offrire una sfera di energia a zona U. Ragazzi, salvate prima, se non ce la fate, ricaricate. Così non buttate le sfere. 35 secondi, però ce la dobbiamo fare in di meno. Panic 2 1. Curiamo un po' con l'inizio, così recuperiamo qualche secondo. Allora, su, guardiamo la luce, ragazzi. Va a sinistra,
e teniamo R quando più possibile. La luce va giù, non ci sfaccendiamo. Luce va a destra, su, ok, a sinistra e poi nel laghetto. 23 secondi e 56, dovremmo avercela fatta in un solo tentativo. Il tuo tempo è di 23.56, il miglior risultato di sempre. Questo è il simbolo del tuo ingresso nell'età adulta. Tieni, è per te. E abbiamo preso anche la maschera aerodinamica. Facendo registrare questo record hai dimostrato tutto il tuo coraggio. E il tuo valore merita di essere conosciuto. Ecco, è per te. No, l'abbiamo superato il record, sennò Stasfera non ce la dava. E ci diceva che bisognava superare il record. Potresti dirmi il tuo nome e ti registrerò come colui che ha ottenuto il tempo migliore. Link, dici quel techizzato, diccelo Link, techizzato. Grazie, ti ho registrato per conseguire il record, signor Link. Questo è permaloso, Link. Vuoi tentare nuovamente? No. Ok. Adesso andiamo a fare il sagrario, che è facilissimo questo sagrario, e poi dopo anche questa volta ci sarà la parte bonus. Non abbiamo preso la pianta del vigore stavolta, ma che ne hanno fatti uguali? L'ho fatto veramente come in colla. Sacrario di Shishagogu. Ragazzi, se non ve l'ho detto, se il video vi è piaciuto, vi è stato d'aiuto, lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Però lo dovevo dire dopo che eravamo entrati nel sacrario, così quelli che saltavano direttamente al capitolo del sacrario lo sentivano. Vabbè, non fa niente. Però sembriamo troppo ripetitivi. Poi dopo questo sacrario qua finisce subito. E quelli dicevano che ti lasci il like, quindi il sacrario che devi solamente prendere la cesta e sicuramente tieni le borse piene. E mettono dislike. Prendiamo il diamante. La fine di sacrario. Controlliamo se abbiamo preso tutte le ceste. In caso la cesta era sola. E andiamo anche oggi alla parte bonus. Saltiamo. Sfera della benedizione. Ok. Va bene. La mappa l'abbiamo fatta vedere. Ok. Qua, uscendo dal sacrario. Aspetta, ma scusa un secondo. Abbiamo fatto 30. Mettiamocela. Questo coso. È bruttissima che non si può vedere. Però dovremmo essere super aerodinamici adesso. Cioè, abbiamo tre cose di aerodinamicità. Non riusciamo a scalare un pezzo più di muro, però l'aerodinamicità dovrebbe funzionare solamente quando siamo in caduta libera, però, eh? Ok, semino. Caduta libera. Andiamo. Caduta libera, spammiamo A. Ciao, semino. Ragazzi, il tutorial termina qui. Noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ciao! Anche il semino saluta, è educato. Ciao!